Sospeso l'aumento dei contributi consortili per il 2015, a darne notizia il presidente del Movimento Consumatori Gioacchino Comparato, dopo aver ricevuto la delibera emanata dal Consorzio numero 4 di Caltanissetta. Una battaglia, quella portata avanti dal Movimento Consumatori, da Cittadinanza Attiva, dal Collegio dei Procuratori e dai Comitati di Tutela, che nei mesi scorsi, dopo un confronto serrato con il Consorzio, hanno chiesto la revoca degli aumenti del contributo per l'anno 2015, ritenuto illegittimo, inoltrando allo stesso ente oltre 1.500 istanze di annullamento in autotutela degli avvisi pervenuti ai consorziati. L'obiettivo ora è quello di continuare a lavorare per ottenere l'annullamento definitivo, scongiurando anche per gli anni a venire aumenti non proporzionati ai risultati conseguiti. Questa battaglia è iniziata proprio da Mussomelli nel momento in cui abbiamo scoperto che il consorzio di bonifica del numero 4 aumentava questi contributi da 18 euro a 76 euro, con un aumento scandaloso del 422%. Io ho lanciato tramite la stampa questa notizia. In un primo momento nessuno ha tenuto conto di ciò che io dicevo, mentre poi quando sono incominciate ad arrivare le vere e proprie cartelle e la piazza ha incominciato a rispondere, perché questo aumento era veramente un aumento vergognoso. Certamente è una notizia positiva, anche se è una sospensione, quindi non ancora un annullamento. Però è una notizia che in qualche modo apre una nuova fase di confronto e che ci lascia fiduciosi sulle possibilità di annullare questi ruoli. Consideri che questa sospensione è stata resa possibile da una legge regionale che ha autorizzato i consorzi a sospendere momentaneamente i ruoli, provvedendo a dotarli di un'idonea copertura finanziaria. La sospensione riguarda tutti i ruoli emessi in provincia dal consorzio di bonifica.